Ciao ragazze e ragazzi, benvenuti nella mia non cucina. Per l'occasione, oggi, ci siamo trasferiti qua perché c'è il bancone molto più grande, perché durante la mia live qualche giorno fa Martina Mannucci mi ha consigliato di provare a fare per la primissima volta i biscotti a forma di cuore per San Valentino. E quindi io qua ho tutti gli ingredienti e oggi faremo tipo fatto in casa da Benedetta. Ovviamente nella lavagnetta ci sono tutti gli ingredienti. Allora, ragazzi, praticamente gli ingredienti a regola dovrebbero essere questi e dovrebbero essere super semplici. Sono stato tipo tutta la notte a controllare e a confrontare i video ricetta, i più facili, insomma, per farmi queste robe e servono 125 grammi di burro che abbiamo qua. Poi 300 grammi di farina 00 che abbiamo di qua, due uova che sono queste. Poi 120 grammi di zucchero che sono qua e 30 grammi di cacao. Gli ingredienti ci sono tutti, abbiamo anche le formine a forma di cuore che adesso andiamo ad aprire, che ho comprato ieri durante il vlog che vi ho messo appunto ieri. Se non lo avete visto ve lo lascio qua sotto nell'info box. E quindi la prima cosa da fare è questa. Spostare tutto innanzitutto e tagliare a cubetti questo benedetto burro perché l'ho visto nella ricetta che poi è uscito. Lo tagliamo così, poi lo tagliamo così, 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 così. Che schifo, è tutto burroso. Deve venirvi una ceccia del genere. Io adoro, devo diventare tipo, non lo so, un cuoco. E tutto questo burro lo andiamo a mettere dentro la ciotola della farina 00. E così e così. E poi dobbiamo amalgamare tutto bene. Per l'occasione, io sempre ieri ho comprato la frusta che è questa qua. L'unica cosa è che non l'ho mai usata, ci ho messo tipo un quarto d'ora solo per metterci dentro queste. Però dovrebbe essere semplice. Ora di. Ah, amo! Vabbè, puliremo poi, ovviamente. Ma come. Nel video non va così in realtà, quindi forse dobbiamo fare una cosa. Mi è schizzato ovunque, come sempre, quindi io direi innanzitutto amalgamiamo con le mani, poi dopo useremo la frusta perché sennò è un po' un casinetto. Tanto le ho lavate, le ho disinfettate e tanto poi questi biscotti li dovrò mangiare io. Così. No, chi è che mi chiama ora? Oh, ora funziona bene. Ce l'ho fatta, che bello! Ah, che bello, ce l'ho fatta! E ho fatto solo pochissimo casino. Ok, dopo un po' di casino vi dovrebbe venire una cosa tipo così, tipo sabbia, insomma. E adesso ci dobbiamo aggiungere il cacao in polvere, così, e poi ovviamente anche lo zucchero che abbiamo qua, così. E poi nel video ricetta che ho visto prima di far casino, di combinare qualche guaio, lo andiamo un po' a amalgamare con il resto con un cucchiaio grande che vi deve venire, penso, un aggeggino un po' così, ok? Che amo, amo, amo. E poi solo adesso andiamo ad usare la frusta. E ora preparatevi al casino, mi ammazzano. Con la frusta, ok, fai la frusta.
Questa volta è andato tutto bene. Già Dior, una volta terminato, vi dovrebbe venire un aggeggino del genere. Così. Per il momento sta andando tutto bene. Non me la gufate, perché adoro. Siamo arrivati al dover aggiungere l'ultimo ingrediente, che sono le due uova. E qui prepariamoci, perché le... Ma quanto è dura? La andiamo a rompere la prima. Ok, e la giriamo un po' con tutto il miscuglio che abbiamo. Un po' così. Allora, c'è qualcuno di voi in direct su Instagram mi ha detto di metterci solo il tuorlo. Però la ricetta, quella lì su YouTube, che ovviamente vi lascio nel caso qua sotto nell'info box, ci mette proprio tutte e due le uova. E quindi mettiamoci anche noi tutte e due le uova. E amalgamiamo un po' così. Io in cucina adoro. Sono pronto per dei cof italiani. E quando siete a questo punto, metteteci dentro le mani come se non ci fosse un domani. Ed impastate, 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 impastate. Però mi rimane tutto appiccicato. Perché? Che schifo, che schifo. Fino a quando dobbiamo andare a creare, tra un pochino, un panetto intero, su per giù, rotondo, penso. Però io amo. Dai, comunque per il momento è abbastanza semplice, direi. Grazie alle uova si è tutto, cioè è diventato tutto una palla. Ai! Ah! Ginocchio! Ah. Ora, in realtà io non so per quanto tempo devo amalgamare, però pensa fino a quando non rimanga appiccicato alle mani. Mamma, non vi dico cosa sembra, però ci potete arrivare anche voi da soli. Non so se ho messo troppa farina o troppo poco di altre robe, oppure se è giusto così. Ah, ok, allora il panetto è questo qua. Vabbè, dai. Ditemi voi qua sotto tramite commento che cosa ho in mano secondo voi. E adesso mi lavo le mani un attimino, perché è una cosa assurda. Ci siamo, ci siamo. Il panetto è qua dentro, ma dobbiamo andare a prendere adesso la pellicola. Allora, prendiamo questa benedetta pellicola e la andiamo a mettere intorno al nostro panetto, perché ora deve riposare per tipo 30 minuti. Ok. Ok. Panetto impellicolato. E adesso inizia il timer, perché per 30 minuti va lasciato riposare in frigo. Quindi ciao ciao panetto, ci vediamo tra 30 minuti, che per voi è adesso. È passata mezz'ora, nel frattempo mi è arrivato anche lo Starbucks, che amo, ma dobbiamo togliere il panetto dal frigorifero. Ok, ma è rimasto tipo così. E adesso, ragazze e ragazzi, inizia la parte bella, secondo me. Bisogna spacchettare il pacco, o in questo caso la cacchina. Nel frattempo ho anche pulito un po' tutto, perché non potevo rimanere in mezzo a quel sudiciume. E secondo la ricetta mia bisogna tagliare questo panetto in 4 pezzi. Uno, così e così. Uno, due e tre. Ne prendiamo adesso uno a uno e con il mattarello. No, scherzavo. Prima bisogna prendere un altro po' di farina. E bisogna fare così. E poi bisogna anche fare così. Ok. Iniziamo a
smattarellarlo. Tipo così. Tipo così. Giriamolo. Così. Secondo me viene un po' troppo lunghino. Dobbiamo scegliere adesso come fare i nostri biscottini. Abbiamo liberato della scelta. Innanzitutto io ne farei uno enorme. Così. Uno così. Un altro così. Viene fuori questa cosina, carino, lo amo! Bisogna ripetere questa operazione fino a quando appunto non arriviamo al numero di biscotti che vogliamo o non finiamo tutti e quattro i panetti. Allora ragazzi, ho preso il cellulare in mano io perché Cristiano non sapeva più dove appoggiarlo e vi dirò che, guardate qua, No, ha stanno già iniziato sul venendo. poco zucchero. Beh, ho assaggiato, secondo me c'è poco Ma ci va zucchero. ancora messo quello. Quello a velo? Ok. No, Comunque, secondo guardate come sono me. carini. Cri? Sei contento? Sei Sì! soddisfatto? Facili, dai! Li farò sempre. Per la mia fidanzatina. Quando eri fidanzato alle medie li facevi? Io compravo in pasticceria. Per San Valentino con quante persone sei stato fidanzato? Io ho passato due San Valentini con il mio primo ragazzo. No, con le tue fidanzate. Ah, una volta ho regalato uno smalto, una volta un profumo Bon Bon Malizia. E quelli di Pupa? No, era elementari, non andavano ancora. C'era il Guardate. Bon Guardate lì come bravo, questo Bon. sei chef, Ora mi un sa pasticciare. pasticcere di quelli veri. Dai, gli ultimi, se no non c'entrano più, eh. Dove lo metto questo qua? C'è No. adesso come ultimo step, c'è da preriscaldare il forno a 180 gradi. Quindi Quanto? qualcuno preriscaldi il Per forno. quanto tempo ho Fino a quando non è preriscaldato? caldo. Ah, questo è un ragionamento che non fa una piega. E poi? Poi, una volta che è riscaldato e avete fatto tutti i vostri stampini Stampini. che volete, mettete la teglia dentro al forno. Per 10 minuti, sempre a 180 gradi. Ok. Io voglio qualche altro biscottino a forma diversa. C'è solo cuori? No, no, me lo farai te. Ma ne faremo uno adesso, guarda. Oh. Guarda carina, però non c'entra lì. Sì, si trova lo spazio. Hai già capi? No, non ho capito nulla. No, cavolo. Aspetta. Cosa sarà secondo voi, ragazzi? Ma cuore? Sì. Un cuore. Questo è troppo grande. Aspetta. 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 E wow! Eccolo lì! Ecco il Guardate che biscottino bel per te. biscottino! Grazie, Carino. Cri, sempre uno, cioè, Prego, ora sei però gli devi fare fantastica. spazio. Nella mia fantastica non cucina. Adesso che il forno è preriscaldato, ci accingiamo così. Dove lo devo mettere secondo voi? Qua? Cri, lo dovrai mettere nell'altro verso? Bravo! Così? Ok, è a 180 gradi? 180 Sì. gradi per 10 minuti. Adoro, non vedo l'ora. Attento. Chissà, ma secondo te quelli lì si appiccicheranno tra di loro? Boh, verranno gemellini. Ok. Sei contento? Sì, no, prima Quanto? devo vedere come sono venuti. Non è stato complicato, vero? La reazione a caldo? No, per il momento è fast. Bisogna vedere se sono venuti una merda o se sono carini. E Cotto e starbucksato. Allora, in realtà sono passati 11 minuti. Sì, secondo me poi se no seccano troppo. Ok, mi servirebbe una presina adesso.
Mamma, che caldo! Carini, la mia creazione, la mia prima creazione! Ma perché c'è, sono rimasti bianchi? Che c'è la farina, dici? Ma con questo noio. Ok. Adesso, ragazzi, non ci rimane. Cioè, si potrebbe mangiare anche così, in realtà. Però ci voglio mettere un po' di zucchero a velo. Cascatina di zucchero a velo un po' ovunque. 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 Aspetta, ho massaggiato. Allora, lasciamoli riposare un attimo. Perché secondo me sono un po' troppo secchi. Cosa ho sbagliato? Non posso aver sbagliato niente. Lasciamoli riposare 3 secondi, giusto il tempo per raffreddarli, e poi assaggiamo. Noi abbiamo già dato il responso. Vado? Mm. Mi stai già riprendendo? Sì. Ragazzi, provo questo, però sono ancora un po' tiepidi. No, la consistenza non è delle migliori, secondo me. Ma come? La consistenza è proprio l'unica cosa che mi è venuta. L'avrei fatto un po' di più. No, invece sono secchi. Non mi sembra crudo dentro. No, ce l'ho lasciato 13 minuti. E comunque c'è poco zucchero. Quello sì. Perché gli ho detto, messo Cristiano, uno chef quando fa gli impasti, ok che mette quello che mette, ma senza bilancia gli direte voi, come ha fatto a calcolare 120 grammi di zucchero questo? Non lo dire che era senza bilancia. Quindi? Ma ho messo una ciotola intera. Andavano assaggiati. Vabbè, allora, come prima volta è andata anche un po' troppo bene. L'unica cosa è che noi abbiamo detto, prossima volta, durante l'impasto, ci metto dentro anche delle gocce di cioccolato. Bravo, ma se l'hai già detto. Ma non sapevo come si faceva, adesso lo so. È così. Di lato così. Sì. Quello è il tuo biscottino. Però... Vabbè. Sei? Sei meno meno. Sei, dai. Però, cioè, si sente che è biscotto. Capito? Potevi farli un po' più alti. No, poi falli te la prossima volta. Chi c'è mai stato in cucina? Ora che ho iniziato a fare i biscotti, scordati quella pancia, te. Quindi, ragazzi, questa è la mia ricetta rubata su YouTube e consigliata da voi. Ho tirato tutto lo zucchero a bere. Per fare biscotti per San Valentino a forma di cuore. Li amo, sono venuti appunto un po' così, non lo stiamo a ridire, però per essere la mia primissima volta io direi super approvato. Prossima volta proverò un impasto un po' diverso, ci aggiungerò anche altre robe, soprattutto lo zucchero. E fatemi sapere voi qua sotto tramite commento se vi è piaciuto questo video un po' diverso dal normale, tipo fatto in casa da Benedetta, e se ne volete altri... suggeritemi delle ricette per qualche dolce qua sotto, perché ormai ci ho preso gusto e adoro. Meno male, direi, che non ho un fidanzato, perché se no sarebbe morto. Amo. Per oggi è tutto. Io vi auguro buon San Valentino per quando sarà. Ci vediamo domani forse con un nuovissimo video. Ciao. Beh, appilla un po'. Però se l'inzuppo nel latte, secondo me, perfetti. Sì.